Prima tappa culinaria è stato questo panificio di Matera. Abbiamo preso delle focacce varie e alla fine anche dei dolcini. Zucchero, caffè e il tè? Ho detto c'era pure il tè, giusto sto tè. Questa era tisana alla liquirizia. Benvenuti nel Museo Laboratorio della Civiltà Contadina e degli Antichi Mestieri. Aperto al pubblico nel 1998, il museo è costituito da una serie di abitazioni. Abbiamo cenato in questo posto proprio al centro di Matera e vi dirò il cibo non era un granché. Abbiamo preso l'antipasto della casa e poi pappardelle fatte di farina di castagne con funghi e poi una pasta con mollica di pane fritto e peperone crusco. Poi immancabile cioccolata calda che avevo già adocchiato nei mercatini il pomeriggio. E poi il gelatino finale. Poi siamo ritornati in un ristorante buonissimo in cui eravamo stati anche l'anno precedente, nello stesso periodo. Oh, clouds are crazy.
Grazie, Morricone. Documento la mia morte. Ma io sono un atleta. Oh, siamo arrivati. Un bello scorcio qua. Ma no, è... Ok. E figo, ma questo? Oh, oh. Oddio. Che ansia. Sto dondolando. Mamma mia. Sembra una nave che sta dondolando. Sto per vomitare. Ah! 3, 2, 1. Aspetta, Andre, no? No, vai.